Buongiorno dalla rassegna stampa. Cominciamo con il Sole 24 Ore, ancora il Monte dei Paschi in primo piano, la fondazione cede il 10%, viola derivati mai segnalati a Via Nazionale, Grilli vede Draghi al tempo dei fatti, era Banca Italia, l'ente pronto a ridurre la quota appena i titoli torneranno sopra i 30 centesimi. Andiamo avanti qui di spalla. La guerra valutaria che cambia l'Europa e Carlo De Benedetti nel suo intervento, duello tra Monti e Bersani su tasse e manovra polemiche sul taglio delle vacanze a scuola, se ne è parlato, ma insomma non sembra prendere forma, quantomeno per ora, insomma. Alberto Quadrio Curzio, economista, meno tasse si può e si deve, fisco da ridurre. Gapperi, bisognava che ce lo dicesse lui. Fendi stanzia 2,5 milioni per la Fontana di Trevi, gran bel gesto per questo grande monumento italiano. Il Messaggero Nazionale, caso Monte dei Paschi, si indaga per truffa, accuse per Mussari e Baldassarri, nel mirino 20 milioni scudati dall'ex direttore finanziario, Banca Italia esclude il commissariamento, la lunga lista dei bonifici per 17 miliardi in 11 mesi. Poi Lollobrigida, sposata dall'ex a mia insaputa per l'eredità, questo è veramente impossibile. Comunque, dai. Il Quirinale delle meraviglie, scoperti affreschi del 600, e bravi italiani, tedeschi crudeli, lo stereotipo che ci assolve. Marco Fortis, le terapie per la ripresa, il coraggio che manca. Poi la Cassazione, è arrivato finalmente, perlomeno il risarcimento. Ustica fu un missile, ora lo Stato deve pagare qui i resti del Dakota del 19. A centropagina, battaglia sulla manovra bis, si parla di tanti miliardi davvero, Monti abbasserò le tasse, vabbè, il professore ipotizza nuove misure, la CGIL Bersani all'attacco, scuola nella bozza del Premier, un mese di ferie, poi la smentita, crisi, meno poteri alla ragioneria, giù IMU, IRPEF, IRAP, ecco le incognite, per me quella di un mese di ferie per la scuola sarebbe giustissima, non ho capito perché bisogna star fermi così tanto. Zeman, via, anzi resta, è licenziato in casa. Poi io, clochard, un niente di troppo. Ruggero Angelilli. Io mi chiamo Ruggero, 60 anni, sono un clochard. Potevo esserci io al posto dei due somali morti nel tunnel. Quella bruttissima vicenda di qualche giorno fa. La Nazione Nazionale. Monti ci ripensa, giù le tasse. Abbassare l'IMU subito, l'IRPEF e IRAP nel 2014. Manovra, dipende dal voto. L'ira del PD e della CGIL, crisi salariale ai minimi. Ma Confindustria vede rosa. Bah. Insulti all'arbitro, stangata sulla Juve, Roma processa Zeman e la Nazione. Ecco le materie della maturità, a scuola, l'idea shock, solo un mese di vacanza. Ma perché sarà così shock? Non ho capito. Andrea Cangini, il commento, Berlusconi, un sosia. E qui Beatrice cede il trono a Guglielmo, primo re dal 1890. La sovrana aveva 75 anni, ne aveva l'ha lasciato, adesso il figlio abdica per il figlio. Ustica fu un missile, paga lo Stato, Cassazione l'aereo non era protetto, risarcire i familiari, poi bonifici Monte dei Paschi all'estero, 17 miliardi di euro in un anno, sarà singolare sapere dove è finito, dove sono finiti. Svolta all'ABI, l'Associazione Banca Italiana, Patuelli presidente dei banchieri, e poi sotto Mali, il governo fa dietro fronda all'Italia, nessuno aiuto ai francesi, molto bene, molto saggio. Umbria Botta, la fidanzata giovane denunciato. La Nazione locale, povero ma si concede lattico, droga in casa di un pensionato da 700 euro al mese. Poi qui serrata dei negozi, alberghi con insegne listate a lutto, i racconti dei tartassati, protesta il commercio, rabbia, fischi contro i politici, l'agonia. Poi litiga con il marito e sparisce, frattatodine ottantenne introvabile, chiedo scusa, la domenica sera. Riempie di botte la fidanzata sedicenne, lei lo aveva lasciato. Fissata la data dell'udienza per Goracci, Gubbio, inchiesta trust, e San Costanzo, Vinsanto e Torcolo per tutti. Oggi è la festa a Perugia. Medaglia d'onore a 9 deportati perugini, la cerimonia di consegna domani in prefettura. Bel gesto della prefettura. Soci in trincea, giù le mani dalla banca, BPS, stop alla scalata. Si tagliano corse e personale Umbria Mobilità. Con il bastone minaccia i vicini, rissa in condominio, è un anziano. Giornale dell'Umbria, BPS, la cordata c'è, ecco l'offerta per avere la banca, il titolo vola in borsa, ma Antonini punta i piedi.
Qui aria avvelenata a Terni, ora si scopre che per anni i valori sono stati sottostimati. Se chiudiamo noi, chiude l'Umbria. Piazza in piazza, commercianti, artigiani, pensioni, scoppia il caso, migliaia a rischio, lavori, viabilità, ombre sul quadrilatero, Umbria Mobilità, grazie dei soci, ai sindacati. Terni, violenza sessuale nella conca, fermato dalla polizia. Terni, ospedale, la presidente Marini attacca, spese ingiustificabili, ancora questa vicenda. Perugia, il centro di accoglienza, Padre Pio saccheggiato ed incendiato. Perugia, pezzi, giù l'intonaco da San Domenico, furto milionario all'Ast, 5 condanne. Perugia, botte all'ex fidanzata, denunciato, Ustica, lo Stato, condannato. Poi le materie d'esame, il latino classico, matematica, lo scientifico. Le prescelte negli altri istituti via il 19 giugno. Messaggero locale, chiude un negozio al giorno. In 9 mesi spariti 211 dettaglianti e 79 tra alberghi e ristoranti. La protesta dei commercianti, meno tasse e burocrazia per rilanciare consumi. Autobus, shock, Umbria Mobilità taglia 2 milioni di chilometri. Buche appena riparate, l'asfalto si sbriciola di nuovo. Complimenti. A Perugia questo accade. Polveri sottili alle stelle, pronto il piano della regione, siamo a Terni. E poi neurochirurgia per il nuovo reparto, l'ospedale prova a ripartire, sempre Terni. Qui a centropagina, credito, crollo di BPS, adesso controllo, chiedo scusa, di BPS, adesso è scontro e poi scherzi, ma lui chiama la polizia. A casa 20 pizze non ordinate, gli arrivano 20 pizze non ordinate da 3 pizzaioli diversi, è uno scherzo da Pulcinella come nella foto, ma lui non la prende bene, chiama la polizia e scattano le denunce. Il servizio è a pagina 39. Sequestrato un attico al boss della droga, Perugia casa acquistata con i soldi dello spaccio, blitz della finanza e poi il freddo torna sabato, dice Gilberto Scalabrini, per la verità lo abbiamo sentito già oggi. Il Corriere dell'Umbria, i commercianti dicono basta, poi subito sotto la testata, andiamo a vedere i piccoli titoli, furto record all'AS, 5 condanne. Ladri senza ritegno alle onoranze funebri a Foligno, cordata pronta per BPS ma è subito scontro. Anziana scompare di casa, ricerca Monte Molino. Poi è impossibile un po' di verità? Chiede Sandro Petrolini. In questi tempi non è mica facile, caro Sandro. Sequestrato l'attico comprato con i soldi della droga. Poi 19 colpito da un missile, lo Stato deve risarcire. Si inizia il 19 giugno. San Costanzo, Perugia in festa per celebrare il suo patrono, uno dei santi patroni. Poi Ternana. Andiamo allo sport, Ternana Masi è già pronto per il match contro il Bari, ben ci venga, è in arrivo. Vediamo se ho dato tutti i giornali, è così, quindi non mi resta che augurarvi buona giornata a tutti e buon proseguimento di ascolto con Tef Channel.